E allora ci portano il Porsche. Beh, ho mangiato meglio nella cambusa delle petroliere. Così mia moglie fa al cameriere. Ma dove ha imparato a cucinare il cuoco? In Afghanistan. E dopo siamo andati al Bolshoi a vedere la nuova prima ballerina di Giselle. Beh, hai presente quanto è bella? Ha sposato da poco il direttore di una fabbrica. Mi scusi, dottore. Sì. Ha i dati degli ultimi test sulla radioattività? Adesso. Adesso. Forse è meglio che porti anche i precedenti. Per un confronto. Grazie, dottore. Gli prenderà un po' di tempo. Prima di cominciare, comandante, vorrei sapere esattamente cosa è successo a Putin. Non è scivolato sul suo tè, vero? Non mi piace il suo tono, Slavin. Cosa accidenti c'entra il mio tono? Stiamo rischiando la vita qui. Senta, Putin avrebbe potuto causare complicazioni. Crede che se ne sarebbe andato facendo il broncio mentre attuavamo i nostri piani? Sta dicendo che è stato assassinato. Mio Dio. Piantala di frignare, Yuri. Ma un omicidio, come puoi giustificare? È stato ucciso, e allora? Mi sta anche bene, quell'uomo non era altro che un maiale. Ma era una decisione che avremmo dovuto prendere tutti insieme. Non è lei al comando qui. Se l'equipaggio viene a saperlo, potremmo avere un ammutinamento. Ma di che diavolo state parlando? Potrebbero ucciderci tutti. Esatto. Quello che succede su questo sommergibile riguarda tutti noi. I sottufficiali hanno già dei sospetti. Ha ragione. Possiamo tornare indietro. Non dobbiamo fare altro che tornare. No, non si può tornare indietro. Prima di salpare, ho inviato una lettera all'ammiraglio Padorin, in cui annuncio la nostra intenzione di disertare. In nome di Dio, perché? Quando raggiunse il Nuovo Mondo, Cortés bruciò le sue navi. Di conseguenza, i suoi uomini erano ben motivati. Ha firmato la nostra condanna a morte. Padori manderà l'intera flotta a darci la caccia. Gesù, ci troveranno. Ci troveranno e ci passeranno. Nessuno ci troverà. Adesso basta, Yuri! Ha dovuto farlo, eh? Non poteva semplicemente consegnare il sommergibile agli americani. Doveva fare un gesto politico. O c'è qualcosa di più profondo, comandante? Un qualcosa che le ha reso impossibile squagliarsele e basta. Il suo ego, comandante? Tutti noi abbiamo le nostre ragioni, Victor. Le mie sono iniziate il giorno in cui mi hanno consegnato i piani di questa unità. Un'unità che aveva un unico impiego. E in quanto al resto, beh, quelle sono cose di cui soltanto io posso portare il peso. Anatoly, tu hai paura della nostra flotta. Beh, hai ragione. Personalmente ritengo che abbiamo una possibilità su tre. Qualcuno vuole ancora te? No? Allora potete tornare ai vostri posti. Avete sentito il comandante? Potete andare. Comandante? Comandante, non manifesterei mai il mio disaccordo davanti agli uomini, lo sa. Ma in questo caso, Victor aveva ragione. Sarebbe stato meglio che lei non avesse informato Mosca. Oh, Vasily. Non dobbiamo temere Mosca. Né tutta la flotta sovietica. Conosco la loro tattica. Sono in vantaggio con loro. No. Il problema sono gli americani. Se incontriamo i tipi giusti, andrà tutto secondo i piani. Ma se incontriamo qualche fanatico,